Oggi, 23 maggio 2027, il suolo libero in Lombardia è estinto. È stato infatti cementato l'ultimo chilometro quadrato di terreno, portando a compimento lo sfacelo iniziato con i milioni di metri quadri di terra sepolti da Expo 2015, Brebemi, Tem e Pedemontana. La devastazione è cominciata nella decima legislatura del Consiglio regionale, quando l'allora governatore Roberto Maroni, sostenuto da una maggioranza di centrodestra, ha posto le basi per l'impermeabilizzazione totale del suolo agricolo e delle superfici naturali lombarde. All'epoca, la Lombardia risultava già una delle regioni più cementificate d'Europa. Come denunciava il Movimento 5 Stelle, il consumo di suolo aveva raggiunto il ritmo distruttivo di 90.000 metri quadrati al giorno, l'equivalente di circa 9 campi da calcio, per un totale di più di 3.000 ettari l'anno coperti. Oggi in Lombardia non esiste più il suolo libero, una risorsa fondamentale per la sopravvivenza e il sostentamento della popolazione è andata persa per sempre. I cittadini lombardi devono definitivamente dire addio al loro diritto al suolo e così le generazioni future.